Buongiorno, venerdì 12 ottobre, ore 10 e qualcosa. Oggi mi sento pieno il cervello perché andrò in quello studio di registrazione a Castelfidardo. Scusatemi se ho una faccia un po' provata oggi, ma quando praticamente ho tante cose in testa mi cambia un po' l'aspetto della faccia. Allora, oggi pomeriggio vado in quello studio dove faremo il video per l'altro canale Nicchia Ritmica. Non ho preparato moltissimo il video, sarà un video molto molto spontaneo, quindi non è che ho preparato chissà quale documentario. E faremo tutto là, come viene viene. Ho preparato qualche domanda da fare a Manuele, il fonico, e vedremo un attimo come va. E poi, una volta finito là, praticamente dovrò fare delle cose in studio, dovrò prendere dei video, quelli che stavo facendo ieri, che ho fatto il video ma non l'ho pubblicato. Ieri ho finito i video della ragazza che spiega tutti le tecniche di respirazione, di defaticamento, riscaldamento della voce. Ieri l'ho finiti e sono stato fino alla sera tarda per aspettare che il computer processasse tutti i video, e poi mi sono dimenticato l'hard disk esterno in studio, quindi non li ho potuti inviare, perché li inviavo, l'idea mia era di inviarli da casa perché ho la linea Fastweb, e quindi quando vai a caricare molti giga di roba sulla rete, se non hai una linea con la fibra ci metti giorni, invece con la fibra magari con una mezz'oretta, un'oretta, riesco a caricare tutto. E quindi ho dimenticato l'hard disk in studio, l'hard disk esterno, che è rimasto collegato al computer, e quindi non ho potuto caricare niente. Quindi una volta finito in studio a Castelfidardo, oggi ritorno a Porto Sant'Elpidio, prendo l'hard disk, poi lo riporto a casa e stasera faccio l'upload. Va bene. E poi domani mattina devo andare insieme ad una cantante e chitarrista a fare un video molto amatoriale. Ovviamente io di quello mi occupo perché non sono un videomaker professionista. Dobbiamo fare un video di una canzone, di una cover riarrangiata da loro, e facciamo questo video dove lei canta sopra alla canzone già registrata, e poi pubblicherà tutto, penso, su YouTube. E quindi domani andiamo in questo chiamiamolo parco. È un parco con, ha detto che ci sono molte piante che fanno l'effetto proprio boschetto, con tutte foglie a terra data la stagione, e questo perché la canzone parla appunto dell'autunno, e quindi quella location è perfetta. Va bene, io continuo qui in studio, qui in ufficio a fare le cosette mie, e ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Oh, dalla mattina alla sera. Oggi non ho filmato un cavolo per questo canale, ma ho filmato tanto per Nicchia Ritmica. Sono stato, come vi dicevo, in quello studio. Abbiamo parlato di un sacco di roba, non in modo molto preciso, nel senso non abbiamo trattato argomenti precisi in precisi momenti, ma abbiamo un po' parlato di tutto, ma di tante cose molto interessanti, secondo me, di come lavora uno studio professionale, uno studio con la S maiuscola, di come si comporta con i suoni, come si comporta con tutta la catena di cose da fare. Molto molto interessante. Anche a me ha fatto capire tante cose Manuele. È stato veramente molto disponibile, molto professionale, veramente molto bravo come fonico, molto preparato.
un buonissimo orecchio. Ci sa veramente fare. Adesso io sto a Porto Sant'Elpidio, che sto tornando a casa, ho accompagnato Gloria. Sono stato praticamente sono partito verso le 3 da casa e sono tornato alle 7:30. Poi ho fatto cena e mi sono un po' rilassato sul letto e adesso sono qua, quindi non ho avuto tempo di registrare chissà cosa. Adesso appena finisco di fare l'editing di questo video qua dello studio, lo caricherò sul canale di Nicchia Ritmica, non penso più tardi di una settimana, insomma, entro la settimana prossima sarà caricato. Penso che saranno più di un video, no, penso, sicuramente sarà almeno due video, saranno due video, perché siamo stati veramente molto tempo a parlare di tante cose. Quindi mettere tutto in un video solo è controproducente per tutti, sia per chi lo guarda che per me che lo vado a caricare, perché un video lungo un'ora o quasi non è un video ben accettato dalla comunità di YouTube, ecco. Magari fare due video da 20 minuti, tipo, o 25 minuti, è più logico. Oh, il lungomare d'inverno, a parte questa macchina davanti che va a 4 all'ora, non c'è nessuno. Oh, così mi piace. Tranquillità. Ti puoi fare una passeggiata per il lungomare tranquillo, senza stare a impazzire per la folla, per le macchine, per il traffico. E va bene ragazzi, quindi oggi è stata una giornata bella piena, anche un po' ansiosa come giornata, perché comunque per me andare in uno studio a filmare, a fare una sorta di vlog, non è facile comunque stare con un'altra persona. Per carità, non sono stato benissimo, per carità, però è una cosa che non ho mai fatto e avevo molta paura di fare un video sola, ecco. E il video non è uscito chissà quanto professionale, nel senso è molto diretto, molto stile vlog, quindi riprese proprio fatte alla meglio, però è fatto abbastanza bene. Qualità video è buona, qualità audio lo stesso. Ho anche suonato un pezzettino di batteria per registrare, per fare delle prove. Mi sono divertito. E domani mattina si va a Osimo Stazione, paesetto sulla costa vicino Ancona, prima di Ancona, andando a nord, a fare un video per una mia amica che deve caricare un video su YouTube dove lei canta una canzone, una cover che ha riarrangiato insieme al ragazzo. Andiamo in questo boschetto domani mattina e facciamo questo videozzo molto semplice. Farò due o tre take di lei che canta e poi un po' di take quella lei che cammina, qualche slow motion, e poi farò un montaggio la meglio proprio. Va bene ragazzi, è arrivato il primo dosso, vi saluto, ci vediamo al prossimo video e per chi va a dormire, buonanotte. A domani!